Pompei intra extra, dentro fuori. Professore Enrico Giorgi, dell'Università di Bologna, cosa si aspetta il visitatore di questa mostra? Cosa c'è da scoprire? Allora, io spero che si aspetti qualcosa e che trovi le sue aspettative esaudite, ma anche che trovi qualcosa che non si aspetta, insomma, che ci sia anche un pochino di sorpresa. Allora, credo che si aspetti di vedere Pompei, quindi forse Pompei intra, e cioè il lavoro, il racconto per immagini che si dedica soprattutto alla parte dell'area archeologica, è forse la cosa che più ti aspetti. E questo è sviluppato, se volete, in due direzioni. Da un lato è una riflessione sulla città, sui panorami che si trovano all'interno di Pompei antica, e dall'altro anche il lavoro degli archeologi dell'Università di Bologna. Quindi questa è la parte accattivante, bella, ma forse quella che uno si aspetta di vedere quando va a vedere una mostra su Pompei, quindi trovare un po' di Pompei a Bologna. Quello che io credo si aspetti di meno invece è l'extra, la seconda parte della mostra, quindi sto citando proprio il titolo voluto dal fotografo, e cioè una riflessione che si allarga anche al paesaggio urbano circostante l'area archeologica, quindi un pochino in qualche modo al contrasto tra i resti della città antica e l'urbanistica moderna che si è sviluppata attorno alla città antica. È anche una riflessione sul lavoro dell'archeologo, perché insomma voi me lo insegnate perché lo fate, lo sapete bene, lo fate anche voi. L'archeologia non è un lavoro proprio perfettamente chirurgico, no? Per fare gli archeologi ci si sporca con la terra e si vive in un luogo, si diventa per un bel periodo cittadini di quel luogo. Quindi anche noi nel 2015 siamo diventati un po' pompeiani, non abbiamo vissuto solo nell'area archeologica, ma anche nel paesaggio intorno, nelle case circostanti. Vivevamo a Pompei, lo sapete perché ci siete venuti a trovare, abbiamo fatto anche una puntata laggiù. E infine, forse la cosa ancora più inaspettata, quella che ancora colpisce un po' anche me, è questo lavoro che abbiamo dietro le spalle, cioè un lavoro sui ritratti di alcuni dei giovani protagonisti, ritratti effettuati in due maniere, con immagini digitali e immagini invece analogiche, tradizionali, che sono state sottoposte a una sorta di degrado forzato, manipolate, no? Quindi degradate le immagini digitali, fisicamente invecchiate quelle analogiche, e questo ci porta a riflettere, se volete, sul passare del tempo, che è ovviamente un tema sensibile per l'archeologia e non solo per le strutture, quindi, ma anche sul problema del come cosa sarà della memoria digitale che noi abbiamo acquisito, no, a Pompei anche nel corso del piano della conoscenza. Quindi, come dire, le immagini digitali che si degradano in questa maniera artistica parlano anche un po' di quello. Quindi da venerdì 3 marzo a Casa Saraceni la mostra Pompei intra extra. Esattamente, spero che possiate venire e continuare a vederla perché resterà aperta fino al 26 di marzo, quindi fino all'ultima domenica del mese. Grazie professore. Di niente.